Per quanto riguarda la salute fisica, devo dire che lentamente, un poco alla volta, se ne stanno andando i postumi del Covid. Mi fa molto piacere. È stata davvero una brutta esperienza, una delle peggiori della mia vita. Ho capito e condiviso la sofferenza di tanti malati e di tante persone angosciate per la malattia dei propri cari, ma proprio per questo non posso dire di stare bene, mentre intorno a noi c'è di nuovo lo spettacolo del dolore, dei lutti, della crisi che per tante famiglie e tante imprese può significare la rovina, può significare la fame per tanti italiani. Credo di essere stato il primo a dire che nell'emergenza ci si stringe intorno alle istituzioni. Le polemiche politiche vanno messe da parte di fronte all'emergenza. È necessario fare quello che il presidente Mattarella ha chiesto già da mesi, cioè mettere insieme le migliori risorse del paese, non solo della politica, ma dell'economia, dell'impresa, della cultura, della scienza, per affrontare una situazione straordinaria. Ci vuole uno sforzo comune, ci vuole l'impegno di tutti a prescindere dagli schieramenti e tutti dovremmo cercare di dare risposte concrete alla richiesta dei cittadini, non dare assicurazioni generiche, ma indicazioni precise, univoche e possibilmente affidabili.